Onorevole Vinciullo, sono giunte notizie contrastanti dal Ministero riguardo le sedi dei porti sistema che sono stati decisi dal Consiglio dei Ministri questa mattina. Vogliamo fare chiarezza sulla vicenda? Allora, stiamo cercando di fare chiarezza e io spero che entro oggi pomeriggio i miei amici, onorevole Alfano, onorevole Castiglione e onorevole Garofalo, siano in grado di fare chiarezza e di riportare il procedimento amministrativo dentro l'alveo della correttezza, così come vuole la legge. Cosa prevede la legge? La legge prevede che viene applicato il regolamento comunitario, il quale dice che solo i porti core possono essere sede di Porta Autority. E di conseguenza, questa notte il Consiglio dei Ministri, che è finito alle 12.47, ha approvato un testo che è stato distribuito, che io ho anche in copia, che prevede che tutte le 15 autorità portuali siano tutte allocate dentro il porto core, per cui Venezia è sede, Palermo è sede. Dopodiché, dopo aver avuto l'assicurazione di tutti, dopo aver avuto il testo, dopo aver parlato con tutti, ho avuto assicurazione formale dal Ministro degli Interni che la situazione era quella del rispetto assoluto della legge. Cioè, per essere chiari, noi su Augusta non chiediamo favori, chiediamo il rispetto della legge, che mi pare essere la cosa più semplice che ci possa essere al mondo, anche perché ricordo che Augusta è il quarto porto d'Italia e Caetano è il 18°. Augusta ha i fondali per poter ospitare il gigantismo e Catania no. Augusta ha pagato un prezzo in termini di vite umane per poter avere questa presenza così importante di tonnellaggio che nessun'altra città d'Europa ha pagato. Quindi io dico con serenità assoluta ai miei referenti politici nazionali e al segretario del mio partito: o viene rispettata la legge che vuole che Augusta sia sede di Porta Autority, oppure io da questa sera mi ritengo sciolto, libero da ogni impegno politico all'interno del nuovo centrodestra. Su questo non ci devono essere dubbi. Io non sono come gli altri deputati che accettano passivamente ciò che arriva dalla capitale. Io voglio il rispetto della legge e il rispetto della legge è fondamentale sempre e comunque. Allora cosa succede? È stato fatto un comunicato stampa che io ho allegato al mio comunicato stampa, in cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere chiari, non la zia Peppina, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dice che solo le città che sono sui porti sede core, solo quelle sono sedi di Porta Autority. E su quello io mi fermo, tant'è vero che faccio il mio comunicato stampa richiamando, pubblicando e inserendo quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Negli stessi momenti in cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri notificava che si stava operando nel rispetto assoluto della norma e della legge europea e nazionale e della volontà del Parlamento nazionale, che ricordo sia la Commissione Ottava della Camera quanto la Nona del Senato, su questa idea di che deve essere Augusta essere sede della Porta Autority si sono espresse congiuntamente e formalmente, è stato pubblicato ed è stato diffuso questo slide che io ho aggiunto, nel quale slide si dice che, per essere chiari, la sede della Porta Autority non è Catania, cioè non è Augusta, ma è Catania. Bene, questa cosa non può assolutamente passare, perché è un provvedimento che è in assoluta violazione del provvedimento che questa notte il governo ha approvato. Allora le cose sono due: o si è trattato di un errore e noi felici ringraziamo il governo che cancellerà questo errore,
o si è trattato di un burlone che ha pensato di creare problemi in questo modo così creare questa tensione nella città di Augusta, oppure ci sono state pressioni politiche inaccettabili su questa vicenda. Quindi o Augusta viene nuovamente ad Augusta viene nuovamente restituita la dignità che gli è dovuta di sede di Port Authority, oppure sappia il governo che io diventerò un saraceno su questa vicenda, e a cominciare dagli esponenti del mio partito. Io non chiedo favori per Augusta, io chiedo il rispetto della legge. Onorevole, ma quando sarà ripristinata secondo lei la verità, come lei dice? Io penso che entro oggi pomeriggio ci diranno è stato uno scherzo, oppure ci diranno abbiamo subito pressioni politiche e abbiamo solo per Augusta modificato la norma, oppure ci diranno guardate è stato solo un errore e tutto va bene. Che io sono, sappiano gli augustani, e che io sono schierato a difesa di un loro diritto e che sosterrò fino alla morte questo diritto di Augusta ad essere sede della Port Authority, anche lasciando il mio partito, Presidente. Anche lasciando il mio partito.